Salve, il software che vado a presentare oggi si chiama Tux Guitar. Tux Guitar è un software di partitura musicale, permette di scrivere gli spartiti e poi di riascoltarli. Questa è la finestra di Tux Guitar, sopra abbiamo il menu dei comandi, la barra degli strumenti dalla quale possiamo aggiungere le note e modificare i tempi, aggiungere tracce e quant'altro. Qua nella parte principale abbiamo il pentagramma con sotto la tablatura. E infine, nella parte inferiore della schermata abbiamo tutti gli strumenti che stiamo utilizzando, in questo caso uno solo, ma ne possiamo aggiungere anche altri in modo da fare quasi una vera e propria orchestra. Allora, io vi farò vedere un piccolo esempio di funzionamento, premettendo che di musica non capisco niente. Le mie ultime esperienze risalgono alle scuole medie, quindi insomma sono proprio esperienze che si perdono nella notte dei tempi. Comunque ci proviamo lo stesso. Allora, andiamo a inserire delle note, per esempio prendiamo le semicrome e cominciamo a scrivere, a comporre il nostro pezzo. Allora, ci metterò un pochino anche perché devo stare attento. Come vedete, a me basta cliccare sul punto in cui desidero inserire la nota e la nota viene inserita. Tra l'altro, immaginate la resa su una lavagna interattiva, secondo me è spettacolare. Allora, abbiamo inserito questa prima. Dovrebbe essere una misura. Io veramente sto parlando di cose che non conosco molto bene. Aggiungiamone una seconda. Quindi andiamo su aggiungi misura. La mettiamo alla fine. E eccola qua. Allora, continuiamo a comporre il nostro pezzo. Devo dire che questo è uno dei pochi pezzi che conosco, ma insomma è veramente elementare. Niente, cerco di stare attento per non commettere errori, anche se ovviamente in caso di errore di battitura si può risolvere senza problemi, si può cancellare l'ultima nota inserita o anche le altre note. Siamo quasi, eh. Devo dire che ho una concentrazione tale che sembra che stia componendo chissà quale valzer. Allora, ecco qua, ho finito di scrivere il mio pezzo. Ora lo posso ascoltare. Ora qua ho un piccolo problema tecnico, siccome non riesco a registrare direttamente l'audio del computer deve avvicinare il microfono agli altoparlanti con tutto il rischio di riverbero, però è l'unico modo che ho trovato. Allora, per riascoltare devo premere play e prima clicco sul precedente per far capire che devo partire dalla prima misura. Ecco
Vado, eh. Ovviamente è velocissima, allora posso andare ad agire sul tempo. Clicco sull'orologio e scegliamo per esempio 30 all'intera canzone. Ok, e proviamo a riascoltare. Come vedete è interessante perché oltre a farmi ascoltare quello che ho composto, mi fa anche vedere le singole note nel momento in cui vengono suonate. Ora, cambiamo strumento, diciamo che non ci piace lo strumento selezionato e mettiamo ad esempio un piano classico. Diciamo il nome della traccia la chiamo proprio piano, piano, così da sapere, da ricordarci qual è lo strumento. Adesso vado a riseguire e noteremo che l'audio è cambiato. Allora, a questo punto mi sbizzarrisco. Innanzitutto elimino la tablatura, così abbiamo più spazio, e inseriamo un'altra traccia, aggiungi traccia. Questa volta vado veramente a caso, eh. Cioè già è stato tanto per me essere riuscito a scrivere un pezzo che filava. Sto completamente inventando, eh. Ok, inseriamo anche la seconda parte. Ok, non so se abbia un senso, anzi sicuramente non ce l'ha, però l'ho composto. Cambiamo strumento, mettiamo qualcosa di molto particolare. Un po'. Qua abbiamo tutti gli strumenti che possiamo utilizzare. Allora, vediamo, eh. Proviamo con questo. Ok. Adesso li andiamo a riascoltare. Vedremo che adesso gli strumenti sovrapposti saranno due. Ecco qua, prima non avevo fatto partire dalla prima misura il pezzo, poi l'ho riseguito facendolo partire dalla prima misura. Allora, diciamo che con questo io ho concluso. Tux Guitar è un software che secondo me può essere molto utile nell'insegnamento della musica, almeno per avvicinare i ragazzi alla musica, perché permette di scrivere sul pentagramma e di vedere l'effetto, di ascoltare l'effetto e delle note. Quindi diciamo lo consiglierei. E con questo ho concluso.